quando il dollaro è così forte, o perché c'è un'economia particolarmente forte, o perché c'è una fase di crescita, di volatilità e di tensione a livello economico internazionale. E questo è il caso che stiamo vivendo attualmente. Sull'euro ha un effetto diretto, appunto, di un forte indebolimento che richiede alla BCE poi di intervenire ad alzare a sua volta i tassi, non perché probabilmente lo voglia fare spontaneamente, perché sa quali danni può creare in una eurozona così composita dal punto di vista economico, ma perché vuole salvare e preservare il valore dell'euro. Quindi la BCE di fatto è costretta a seguire la Fed per evitare di vedere uno sgretolamento sostanzialmente dell'euro, che potrebbe appunto scendere molto in basso e quindi poi negare uno dei motivi che ha portato alla sua costruzione, no? Quello di avere una stabilità monetaria che dal marco tedesco si fosse trasmessa anche a tutte le altre divise, evitando svalutazioni competitive dei paesi concorrenti alla Germania, specifico ovviamente a riferimento alla manifattura italiana. E quindi, se invece c'è una nuova forte volatilità e svalutazione di questa divisa, sicuramente questo nega l'essenza stessa dell'esistenza dell'euro. Quindi ecco E perché. infatti, Gabriele, guarda, mi hai anticipato perché ti volevo proprio chiedere in maniera un po' provocatoria se in uno scenario del genere addirittura la sopravvivenza dell'euro è messa in qualche modo in discussione. Direi di sì, perché se prendiamo il motivo per cui è stato costruito l'euro, per dare una divisa stabile e forte all'economia europea, iniziando la costruzione, diciamo, di un'integrazione non dal basso, come sarebbe stato logico e auspicabile, ma dall'alto, quindi arrivando a piazzare le tegole sul tetto sostanzialmente, anziché occuparsi di fare, diciamo, tutte le stanze intermedie, compresi i muri e gli infissi. Quindi è stato fatto in maniera, direi, un po' avventurosa questa costruzione, però ecco, il motivo principale è per avere una moneta che fosse stabile, che potesse dare tranquillità agli investitori e costituire appunto un ambiente finanziario e monetario stabile che potesse accompagnare la crescita dell'economia europea. Quindi questo al momento, con questa fase di forte indebolimento dell'euro, sicuramente questo elemento non è presente. Il problema è che si dovrà appunto procedere con dei rialzi dei tassi per star dietro ai rialzi che farà la Fed, e questo creerà ancora ulteriori fratture e divergenze all'interno delle varie economie dei vari paesi che compongono l'eurozona, perché se per i tedeschi, o diciamo per la parte legata economicamente maggiormente alla Germania del Nord Europa, i tassi giusti potrebbero essere intorno al 4%, è chiaro che invece questo livello di tassi sarebbe molto negativo per la Francia e anche per i paesi mediterranei, compreso il nostro. Quindi si torna un po' alle contraddizioni della formazione appunto affrettata di questa integrazione europea, partendo dalla moneta e non da altri e più importanti fattori che poi avrebbero portato successivamente alla costruzione di una divisa europea. Quindi questa fase di forti tensioni e di volatilità sui mercati e di forte tensione geopolitica sicuramente mette a rischio le fondamenta stesse su cui è stato costruito l'euro.